Oggi siamo qui con il professor Giuseppe Stradaioli, che è il responsabile e referente scientifico di questo progetto GenPRI, cioè PIR, è un progetto che si è svolto nell'ambito della pezzata rossa italiana. È una razza interessante, è una razza che sta in crescita, perché per tutta una serie di motivi non collegati alla sua magari migliore fertilità, più rusticità, più flessibilità. Piace, diciamo, anche il vitello perché nelle razze da latte forse quello che spunta qualcosa di più, per cui ci ha incuriosito, perché il titolo del progetto è, credo, miglioramento generico della rimonta nella rimonta della pezzata rossa italiana per incrementare il benessere animale, la sostenibilità economica ed ambientale nella zootecnia da latte. Professor Giuseppe Stradaioli, ti darò del tu se me lo consenti. Certo. Giuseppe, ce lo puoi spiegare un po' questo progetto? Ma sì, il progetto GenPri nasce, ha una genesi abbastanza lunga, nasce nell'ambito della misura 16 del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2020, è una misura che va a sostenere sostanzialmente la creazione di gruppi operativi incentrati sulla produttività e sostenibilità dell'agricoltura. La regione a suo tempo aveva identificato appunto la rimonta della pezzata rossa italiana come obiettivo. Quello che noi abbiamo proposto e poi abbiamo avuto successo perché è stato finanziato è quello di valorizzare la componente femminile attraverso dei piani MOET. La pezzata rossa, che come tu hai bene sottolineato, Alessandro, è una razza interessante per questa sua duplice attitudine, che comunque è associata anche a delle buone produzioni di latte, è particolarmente interessante da questo punto di vista per il valore aggiunto che con il vitello si ha nell'ambito della carne. Ma è anche molto interessante e probabilmente ricercata da alcuni allevatori per le ottime caratteristiche di fitness e di longevità. Quindi è una razza che fa della sanità dei piedi, della mammella e della buona fertilità uno dei fiori all'occhiello. Come succede in tutto l'allevamento bovino, soprattutto quello da latte, tu mi insegni che l'impatto genetico che la componente femminile riesce ad avere sulla popolazione è molto limitato anche in una razza relativamente fertile e longeva come è la pezzata rossa. L'idea di utilizzare l'embryo transfer per aumentare la progenie di animali interessanti non è in assoluto innovativo. Diciamo che per calarci nell'ambito regionale del Friuli Venezia Giulia, relativamente innovativa per delle ragioni, se vogliamo, anche banali, vale a dire la realtà allevatoriale di questa regione comprende prevalentemente aziende di medio-piccole dimensioni. Ci saranno, vado un po' a memoria, forse tre o quattro stalle che vanno oltre i 150 capi in mungitura. Tutte le altre sono realtà molto piccole. E questo fa sì che la diffusione dell'embryo transfer è stata molto ridotta negli anni scorsi, proprio perché i costi associati a questa tecnica e anche la variabilità di risposta nei trattamenti supervolatori delle donatrici sono elementi che spesso hanno scoraggiato gli allevatori. Questo, diciamo, fatta questa debita premessa e terminando questa mia lunga introduzione dicendo che la pezzata rossa voleva, tra l'altro, diffondere alcuni caratteri relativamente recenti, ma molto interessanti, come l'efficienza metabolica nel centro genetico della NAPRI, che è l'Associazione Nazionale della Pezzata Rossa, hanno dei sistemi di misura del residual feed intake e quindi da alcuni anni stanno valutando questo parametro, e altre caratteristiche genetiche come la gene polled, quindi la generazione di individui a corni, piuttosto che
l'incremento della popolazione portatrice di alfa 2 caseina, quindi con tutte le caratteristiche ad essa associate, hanno fatto sì che anche l'associazione nazionale, la NAPRI, appoggiasse pienamente questo progetto che, come ti dicevo, è stato finalmente finanziato e ci ha consentito di operare, tra l'altro, anche con una implementazione tecnologica delle strutture a disposizione delle università. Abbiamo potuto acquistare un furgone laboratorio, degli ecografi dedicati ed alcuni microscopi, con l'obiettivo, tra l'altro, anche di diffondere, diciamo, la cultura dell'embryotransfer, quindi delle buone pratiche e dei manuali dedicati a questo scopo. E in pratica cosa si farà? Quale vantaggio può questo progetto dare agli allevatori? A parte appunto la diffusione, cioè in pratica che cosa si è previsto di fare? Diciamo che il progetto è ormai in dirittura d'arrivo, Alessandro, quindi possiamo Ok. dire che cosa abbiamo fatto. Ok. Per andare ai biechi numeri, abbiamo fatto circa 56 interventi di superovulazione, quindi quasi una sessantina di interventi di superovulazione in una serie di bovine, sia pluripare che manze, individuate ed indicate da NAPRI, sia per le performance fenotipiche che per le analisi genomiche, che grazie alle analisi genomiche. Da questi animali abbiamo ottenuto oltre 460 embrioni che siamo andati a trasferire in diversi allevamenti regionali e anche extraregionali. Gli allevatori coinvolti, che inizialmente come firmatari del partenariato erano una decina, sono diventati via via nell'arco di 3 anni oltre 20, 25 allevamenti, se non ricordo male. In questi allevamenti, ovviamente, oltre alle donatrici, c'erano spesso presenti anche delle riceventi, e quindi sono stati effettuati oltre 400 interventi di embryotransfer che sono esitati in un centinaio di gestazioni. In verità, non posso dare il numero definitivo, perché ci sono ancora molte gestazioni in stadi troppo precoci per eseguire la diagnosi di gravidanza, quindi contiamo di incrementare ulteriormente questi numeri. Tutti questi animali erano portatori dei caratteri che abbiamo ricordato in precedenza, o meglio, tutte le donatrici, e quindi questi embrioni, si auspica che siano portatori di questi caratteri interessanti. Tra l'altro, uno dei valori aggiuntivi di questa analisi, scusatemi, di queste attività di progetto, è che il disseminare genotipi molto simili in diverse aziende consente anche alla NAPRI poi una valutazione genetica più robusta, insomma, Certo. meno influenzata dall'ambiente. Quindi esattamente, quindi i caratteri che sono stati diffusi sono la 2A2 della caseina, la versione Certo. la mancanza di corna, diciamo, via, mettiamola in italiano, e un'efficienza metabolica superiore, sono queste tre aree. Un'efficienza metabolica superiore e direi la longevità degli animali. Abbiamo potuto operare un recupero genetico di bovine normalmente destinate alla riforma. L'università ha contribuito da questo punto di vista, anche disponendo qui vicino a Udine, nel paese di Pagnacco, di un'azienda zootecnica di piccole dimensioni, ma funzionale a questo scopo, dove diciamo, abbiamo fatto trascorrere un fine vita molto piacevole a questi animali, perché è un'azienda con ampi pascoli a disposizione, e da queste bovine, che sarebbero altrimenti state macellate, abbiamo invece ottenuto degli embrioni che hanno ulteriormente potuto valorizzare il loro patrimonio genetico. Interessante, quindi un modello poi che si può replicare, diciamo,
nell'ambito degli allevamenti commerciali e nella quotidianità. Certo, soprattutto, ripeto, è un tipo di attività che può apparire forse anche obsoleta per realtà come la Frisona o la Bruna, dove il numero di capi coinvolti a livello nazionale è molto più rilevante, gli allevatori sia culturalmente che economicamente hanno altre possibilità e quindi probabilmente da anni utilizzano questa tecnica. D'altronde sappiamo che forse il 90% dei tori destinati all'FA sono poi nati da embryotransfer al giorno d'oggi. Vabbè, ma non è importante. È una razza interessante, per cui anche poi dal piccolo nasce il grande, no? Quindi È utile ricordare che parliamo di un patrimonio, quello della pezzata rossa italiana, di credo tra i 70 e 80 mila capi in controllo funzionale, quindi certo. infinitamente più piccolo rispetto appunto alle razze storiche da latte Come la prima. nazionali. Va bene, Giuseppe, ti ringraziamo molto. Ecco, un'ultima cosa, Alessandro, Perdonami. no, no, ti chiedo scusa, potevo dirlo prima io. Ecco, un prodotto collaterale del progetto è stato, per esempio, la valorizzazione, o meglio, il salvataggio genetico che abbiamo operato sugli ultimi esemplari di pezzata rossa friulana. Che cos'è la pezzata rossa friulana? È, diciamo, la vecchia pezzata rossa. Antecedente a tutta l'opera selettiva che è stata effettuata da Anapri, soprattutto a partire dagli anni 80. Alcuni capi di questa pezzata rossa antica, diciamo, erano ancora presenti, con età medie molto avanzate, e siccome all'Anapri interessava valorizzare questa biodiversità, abbiamo prodotto oltre 20 embrioni anche da questi animali in via di estinzione, direi quasi, perché Sì. Bene. parliamo di poche decine di capi. Bene. Perfetto, Giuseppe. Grazie tanto. Abbiamo utilizzato il tuo tempo, che non è proprio poco, a disposizione, per cui ti chiediamo magari di tenerci informati nel futuro, cioè di come sta evolvendo. La pezzata rossa è una razza sotto osservazione per tutte le motivazioni che tu hai detto e che condividiamo. Insomma, è chiaramente è una razza adatta per determinati ambienti e determinate Certo. condizioni, quindi non esiste, io non credo che esista la razza delle vacche da latte ideale come non lo è di nessun altro animale. È l'animale che serve in un determinato contesto. Sono perfettamente E d'accordo. questo è un valore non da poco. Bene, grazie. Grazie a te, Alessandro, per tutto quello che fai per la bovinicoltura nazionale, che non è poco. Grazie, grazie.